conclusa AgriLevante, non si chiude il calendario degli appuntamenti per il mondo agricolo, per la meccanizzazione. Marzo 2020 sarà un mese molto intenso. A partire dal 27-29 marzo, appuntamento ormai consolidato anche per noi, per chi ci segue, con Agri Umbria. Lazzaro Bogliari, allora state sicuramente già lavorando, state scaldando i motori, nuova edizione, che cos'è che ci dobbiamo aspettare? Ma noi intanto i motori già sono a pieno regime, nel senso che stiamo concludendo tutta la fase di assegnazione degli spazi. Come al solito ci manca qualcosa, qualcuno non riusciamo ad accontentarlo, però faremo di tutto per cercare anche di inserire nuove tipologie merceologiche, aziende produttrici che sono di alta qualità, eccetera. Siamo alla 52esima edizione, per noi è, come dicevo, è la seconda di una nuova era e di un nuovo, di nuovi progetti, di nuovi programmi orientati chiaramente verso il futuro. Uno dei temi che noi abbiamo da sempre affrontato all'interno di Agri Umbria sono il tema sui giovani. Quest'anno più che mai, perché in concomitanza con Agri Umbria, nel marzo del prossimo anno ci sarà il Papa Francesco che organizza un'iniziativa sull'economia di Francesco. Questo tema sarà uno dei fili, dei temi conduttori dei nostri convegni e seminari. Infatti apriremo l'edizione, la 52esima edizione di Agri Umbria, con un convegno gestito e autogestito dai giovani e dagli studenti della Facoltà di Agraria dell'Università, che con un tema che di loro scelta parleranno del loro mondo e di quello che significa essere vicini all'agricoltura. Grazie infinite, grazie a Lazzaro Bogliari, e non è l'unica presentazione, l'unica iniziativa che dovremo aspettarci per i prossimi mesi, perché sempre qui ad AgriLevante è stata presentata la seconda edizione di Enoli Expo, anche qui una grande collaborazione con Federunacoma. Protagonisti ovviamente saranno le filiere dell'olio, del vino per quanto riguarda la meccanizzazione, ma anche la formazione. Le date sono 19-21 marzo 2020. I punti forti di questo appuntamento sarà la presentazione di un altissimo livello tecnologico per quanto riguarda i macchinari presenti, sia dal punto di vista della parte agronomica che della parte ovviamente dell'industria, quindi dell'industria di trasformazione. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che a latere di questa esposizione presenta una fortissima attività convegnistica. Noi vediamo e abbiamo sempre pensato in Oli Expo come un grande contenitore al cui interno non si può, non è solo un'occasione per fare business, ma è anche proprio un'occasione per formarsi ed informarsi su quelle che sono tutte le novità, ma anche tutte le agevolazioni che ci possono essere nel settore, e anche un modo per risolvere parte delle problematiche che ovviamente qui in Puglia sono molto legate al settore olivicolo. Ed eccoci nel cuore di Bari, città dalle origini antichissime con un fascino incredibile. L'affaccio sul mare, il lungomare, conosciutissimo, famosissimo, e poi questa, la città vecchia, Bari vecchia, con i suoi vicoli, le facciate delle case che quasi si toccano e che improvvisamente si aprono in questi slarghi, le chiese, le edicole votive, sono tantissime, i palazzi nobiliari. Pensate che le chiese tra grandi e piccole qui nel cuore di Bari Vecchia sono una quarantina. Le edicole votive non si contano, ce n'è una ad ogni angolo, insomma è una scoperta continua. Poi ci sono le tappe classiche che non si possono perdere, la Basilica di San Nicola, davvero anello di congiunzione tra est e ovest, luogo sacro per i cattolici e per gli ortodossi, la Cattedrale di San Sabino, dove poi San Nicola viene portato in processione durante la festa, la piazza mercantile con la famosa colonna della giustizia, dove pare venissero legati e lasciati al popolo i debitori insolventi, il castello Svevo, imponente, bellissimo, anche piazza del Ferrarese, che di fatto collega la parte ottocentesca murattiana di Bari alla città vecchia, piazza del Ferrarese dove sono tornati alla luce i resti dell'antica via Appia Traiana che collegava
Benevento a Brindisi, e questa la dice lunga sul passato, sui trascorsi di questa bellissima e affascinante città. Però Bari, oltre che uno spettacolo per gli occhi, sa anche prenderci per la gola con quello che noi oggi chiamiamo street food, il cibo di strada. Intanto qui le orecchiette si preparano sulle porte delle case, c'è una strada che viene chiamata così amichevolmente via delle orecchiette, e poi ci sono i grandi classici panzerotti, le sgagliozze, le popizze e le focacce. Signora Katia, queste sono le bandiere del cibo di strada barese. Questi sono, io parto da qua perché sono golosissimi. Qual è la ricetta del panzerotto? Qual è il segreto del panzerotto? È la classica ricetta, mozzarella e pomodoro è quello più mangiato da tutti. E, diciamo, fatto con formaggio, pomodoro, mozzarella, sale e pepe. Ma l'impasto com'è? Farina, sale, olio e basta, non c'è niente di strano, di particolare. Si mangia caldissimo, bollente, che uno rischia di bruciarsi, sì. Ma è lì il bello. Però è così che bisogna mangiarli. Ovviamente mozzarella e pomodoro il classico, però poi ci si può mettere anche qualcos'altro dentro. Voi quanti ne fate qua al forno, in questo porto di mare? 12 gusti che facciamo, 12 gusti tutti diversi. Poi ci abbiamo le focacce, anche questa, sì, anche certo. Questa. Anche questa è un classico, sì, pomodori, è la classica. Pomodori, anche qua tante varianti? Sì, le facciamo farcite con mozzarella, olio, diciamo olive, con wurstel alla capricciosa, con i peperoni. L'impasto in questo caso, la farina è diversa, la farina è la stessa, tutto grano tenero? Sì, tutto grano tenero e la focaccia. Niente di che, lievito, farina e acqua, non c'è altro, sì, certo. Lievitazione lungo o breve? Lunga, viene impastata la sera per poi usarla la mattina dopo. E adesso invece voglio capire cosa succede qua. Signora Maria, cosa fa? La polenta, le sgagliozze fritte. Ma com'è che a Bari si mangia la polenta? Non è una roba da Bari? No, la polenta è dalla parte di Sob, sono venuto a fare la polenta. Ma lei ha sempre fatto questo lavoro? Sì. Quindi quanti anni, quante sgagliozze ha fatto nella sua vita? Non si capisce, assai. E quindi lei prepara la polenta e poi le mette a friggere e si mangiano salate? Sì, un po' di sale, sì. Quante se ne dan via in un giorno? Dipende a serate. Un giorno si fanno 3 telaie, un giorno si fanno 1, un giorno si fanno 2, dipende dalla gente. Dipende dalla gente che c'è. Oh, buon lavoro, anche perché è caldino qua, eh? Grazie. E qua invece si prepara quello che è il piatto tipico, tradizionale di Bari. Oh, c'ho anche la sedia, che bello. Adesso mi siedo, magari imparo anche qualcosa, magari imparo a farle. Allora, cominciando dall'impasto, che farina si adopera? Grano tenero o grano duro? No, grano duro. Semola? Sì. E acqua. E basta. Poi il bello viene adesso. Sì. Fammi vedere come si fa. Vedi? Ma sei velocissima, le fai col coltello? Sì. Come si chiama quello, il tubino di pasta, come si chiama? Come lo chiamate? La pasta. Sì. La pasta. Sì. Come deve essere grosso? Così è la misura giusta? Sì, dipende uno come li mangia. Piccoli, grandi, gli orecchioni. Quindi si possono fare anche più grandi? Che si possono fare al forno. Al forno come? Con il macinetto. Così, vedi? Vedi? Più grande, lo riempi e metti l'altro sopra. Ah, che bello, capito, bello. Quindi senza cuocerli prima uno li mette nel forno diretto? No, così, e li metti di sugo. E se no l'orecchietta classica cos'è? Con la braciola? Sì, che sarebbero questi. Dei rapi, cavoli. E quindi per ogni stagione c'è il condimento giusto per le orecchiette. Sì. Ma le orecchiette a Bari quando si mangiano? Solo per la festa o sempre? No, tutti i giorni. Tutti i giorni, se uno li vuole mangiare, tutti i giorni. Tutti i giorni cambia condimento, così non si annoia mai. È bravo. Quanto devono cuocere? Come si fa a capire quando sono cotte? Questi? 10 minuti. Cioè, come la pasta fresca quando viene su è pronta? Sì.
Tieni. Oh, ma qua chi è che ha insegnato a fare le orecchiette agli altri? Te sei bravissima. No, sei la maestra di tutti. Una signora che abitava qui dietro e ci ha messo e ci siamo imparati. Avete fatto benissimo. Sì. Oh, e lì ad asciugare quanto devono stare? Vabbè, dipende dalla giornata, il tempo. Se è caldo prima, se è umido. Sì, veloce. Quante ne mangia di orecchiette al giorno? Sto bimbo, quante ne mangi di orecchiette? Non li mangia. Madonna, che delusione. Mio marito si stanca a mangiarli. Non li vuole. Vabbè, allora li mangiamo noi che veniamo da fuori. Oh. A me piacciono. Buono. Io li faccio pure con le polpette. Buono. Polpette di manzo? No, il macinato. Faccio il sugo e mangio con le orecchiette. Invece di mangiare sempre con le braciole. Giusto perché, per cambiare. Giusto per cambiare, no, perché sennò uno si annoia. Oh, io vi ringrazio, buon lavoro, andate avanti così, siete bravissime. Oh, io allora da qua da Bari a sto punto mi fermo, comincio a mangiare, ho già parlato abbastanza. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la settimana prossima. Ciao. In collaborazione con